Radio Freccia. 19 minuti, siamo gente di parola, avevamo promesso ospiti e noi ospiti abbiamo un uomo e una donna per condici. Per essere precisi. Scusami, poi Franco, se tu potessi stare un passo indietro rispetto a... Ecco, perché Amadeus ha detto che è una brava... le donne un passo indietro. Bellissima, Nini Bruschetta con noi e Cettina Donato insieme per un motivo, perché sono a teatro con un'opera che si chiama Il mio nome è Caino, tratta anche da... un romanzo di Claudio Fava. Quindi già abbiamo fatto una bella premessa. Adesso vi tocca spiegare prima di tutto come mai siete insieme in scena e poi di che cosa tratta questo spettacolo. Hanno estratto. Cioè, incontro... Se ci fate parlare, perché io vado. Anche perché è pericoloso. Perché lui è pericoloso comunque. Sì. Intanto diciamo buongiorno a tutti. No. Buongiorno. Non è male. E poi se dici buongiorno a tutti. L'ho già detto, buongiorno. Buongiorno a tutti. Si preannuncia difficile questa intervista, io lo so. Siamo in scena, siamo in scena e siamo stanchissimi. Siamo in scena insieme perché per caso è venuta fuori una jam session da un testo, da un monologo teatrale. Sì. E terzo spettacolo che facciamo insieme, ed è la prima volta che stiamo uscendo insieme, perché io sono sempre stato il regista in questo momento nella mia vita e da quando lavoro con Cettina. Ok, quindi prima eri dietro le quinte, la seguivi da dietro, adesso finalmente sei sul palco con lei. Esatto. Ha vinto la timidezza. Davanti. Lui è pratico di teatro, come è potuto vedere. Sta davanti, regista, secondo me essere dietro a dire le cose, tipo Sì, no. Quello si chiama direttore di palcoscenico, ma è un'altra roba. Scusatelo, scusate. Io teatro, ma cos'è il teatro? Una volta c'era anche il suggeritore, che quello nella tu cassetta. Sei di quelli che si ricorda quello nella cassetta, ha un nome. Davanti lì. La buca, non so. Magari il Cerone, pensa che c'è il Cerone. No, la lascia stare. Io vado. State con noi, a tra poco. One Vision con i Queen, che stavamo apprezzando insieme a Cettina Donato, sì. Perché sono stati un po' anche il tuo patrimonio. Sì, sì, anche. Musicalmente parlando. Tu hai imparato a suonare con... con Queen, One Vision. No. Però è vero che comunque sono una band che ha segnato davvero la musica e è impossibile non entrarci in contatto, no? Sì, sì, sì. Com'è lavorare con Nini? Nel senso sul palco, visto che era davanti prima. Perché specifichiamo, il mio nome è Caino, Nini è in scena, Cettina è in scena e accompagna, adesso forse nel termine giusto, il tutto col pianoforte. Però spiegateci i ruoli, così identifichiamo precisi. Chi va a teatro, cosa accade. Allora dico io? Vai. Allora, diciamo che quando comincia questo spettacolo, noi raccontiamo una storia forte di mafia, la storia di un killer di mafia, tutta la storia della mafia, diciamo dalla mafia delle campagne fino a quella dei killer, fino alla mafia bianca, eccetera. E ci presentiamo al pubblico in abito da sera, tutti e due, e alla fine dello spettacolo si capisce, ma non è fondamentale comprenderlo, perché loro sono due fantasmi, sono queste due figure che abitano questo luogo ormai abbandonato, devastato, in cui si è svolta questa terribile festa, che era una festa in cui c'era una grande collusione tra la società borghese, civile, eccetera, e la mafia. E questo ci consente non di fare un accompagnamento musicale, ma di raccontare due storie, una in musica e una a parole. Per questo parlavo di Jensen. Lei ha anche una battuta, che dice strepitosamente, perché Cettina è una grande artista e quindi, ed è soprattutto una jazzista, che pone un tipo di orecchio nella recitazione incredibile, ed è, come tutti i grandi musicisti, totalmente disinibita. Quindi quando dice la battuta, che tra l'altro è una battuta comica, all'interno di uno spettacolo drammatico, è perfetta, non abbiamo mai dovuta correggere, né la regista, la Laura Giacobbe, né io, non ci siamo mai permessi di... Però una sola, perché la donna è una, però noi la chiamiamo... Sono in TV che ho capito quando è il programma. 30 minuti con Colio e No Good. Allora, un monologo con musica non è definito così, perché tu hai detto lei ha proprio dei momenti in cui racconta un'altra storia in musica, che significa che sono canzoni, Cettina? Cioè che sono brani di mia composizione. Ok. Ah, proprio tuoi? Sono miei, sì. Che tu hai adattato a questo testo, hai voluto vivere insieme a questo testo. Sì, e che tipo di linea hai cercato? Cioè drammatica, profonda? Ricalcano le emozioni espresse dal protagonista, quindi in un
certo senso qualche volta. Te lo immaginavi già lui, nel senso te lo figuravi mentre scrivevi? Beh, ce l'avevi a fianco? È stato fatto insieme a lui. Ah, okay. Ho letto il copione, ho studiato il copione e lui mi dava qualche suggerimento. Tu con la musica come te la cavi, Nino? No, la leggo e da quando ho conosciuto lei la canto, perché in questo spettacolo canto anche una canzone incoscientemente. Sto spoilerando. Hai fatto da vocal coach in qualche maniera? Io ho fatto da vocal coach a lui. Ma lei, a parte che lei è un, oltre ad essere direttore d'orchestra, essere una pianista jazz, è anche un insegnante di conservatorio e è insegnante fino all'inverosimile, cioè una rottura pesantissima. Però poi alla fine riesce a fare il risultato com'è? Cioè, più che soddisfacente, come dicono le maestre nella pagella. Sette meno, può migliorare, ragazzi. Sì, esatto. Però si è impegnato comunque. Devo dire. Quindi, nonostante il suo carattere da disadattato, si è impegnato. Carina, L'amore proprio. È la stima profonda. Anche rispetto anche il fatto che tu sia stato regista dietro, davanti alle quinte, qualsiasi posto. Quindi comunque tu racconti le regole di un mafioso, ma parliamo di un mafioso vecchio stampo oppure la mafioso no, sia proprio, anche... questo è proprio il cuore del racconto. Ok. Cioè il passaggio dalla mafia vecchio stampo alla mafia dei killer. Quella che poi diede vita alla grande guerra tra i corleonesi palermitani e con i catanesi anche. Tocchiamo temi profondi. Poco ce lo continui. Stai fermo. Stai. Radio Freccia. 39 minuti ancora a parlare di teatro, però vogliamo sentire un messaggio, perché ci è arrivato questo messaggio. Detto questo, un grande abbraccio, Spider Modena. Perfetto. Capito? Proprio quello lì, che esatto. Dovevi mandare era quello da 23, ma non importa. Ma tu in casini. Quest'uomo ha una grande capacità di affrontare ogni tipo di argomento, sia quello più leggero piuttosto che quello più serio, in una maniera naturale, spontanea, sembra vero, e ti accompagna prendendoti per mano come in un cammino, come quando leggi il tuo libro preferito. In assoluto, è l'attore migliore che abbiamo. Parlava appunto... Ma l'avete pagato? No, parlava di me. Comunque. No, era dedicato nei bruschetta, diciamolo. Poi parleremo anche ovviamente dei difetti, ne hai, no? No, io sto solo pensando a quello che mi costerà tutto ciò. Molto. Grande classico di Roy Orbison, You Got It, alle 9:43 minuti, ancora a parlare di teatro con Nini Bruschetta, Cettina Donato. È vero che è così meraviglioso quest'uomo, Cettina? Cioè, non ha difetti, Nini? Devo per forza parlare bene, visto che ha parlato bene di me poco fa, quindi sì. Giusto. Sì, ma prima tu l'avevi pagato, hai detto tu gratis, poi ti... E beh, siamo qua solo per fare pubblicità, se no non saremmo venuti. Certo. Simpatia proprio. Posso fare anche una domanda personale, Nini? Cioè, va bene. Io ti conosco come attore, dove tante volte tu interpreti il ruolo del dirigente della DIA, insomma, a rapporti con l'antimafia. È una cosa che tu vivi con tranquillità, visto che parli spesso anche nei tuoi spettacoli, anche nei tuoi lavori di mafia. È una cosa che tu accetti, come dire, come un ruolo quasi obbligato, o è anche una tua passione, tra virgolette, nel senso il voler comunque portare avanti il discorso di un contrasto a questo tipo di male? Sì, devo dire brevemente che lo sento come un dovere. L'ho sempre sentito. Da siciliano o da persona? Soprattutto da siciliano. No, guarda che non soffri per questa cosa, non è come quelli che si sentono un po' ingabbiati in un ruolo cattivo. No, a parte che per fortuna questo non era fatto un centinaio di film. Poi sempre bravo. Anche tanti ruoli, però mi sembra. No, è necessario, cioè non posso farne a meno, non posso fare a meno di parlarne perché è un problema adesso, e soprattutto di esercitare la memoria, perché la cosa peggiore è perdere la memoria. Bello, mi piace questo messaggio. La memoria è fondamentale, purtroppo in Italia ce ne stiamo un po', quindi appunto, dimenticando della memoria. Cettina, anche tu, qualcosa da dire su questo tema, nel senso trovarsi in uno spettacolo di questo spessore? Infatti, richiede, oltre alla bravura che ti porti da casa, diciamo, un certo impegno. Anche tu ne fai, come dire, una bandiera. Assolutamente. Ed è anche tutto il livello. Ci piace, però è un motivo in più per andare a vedere questo spettacolo, perché secondo me. Poi diciamo dove. Ecco, magari, no? Se vogliamo dire. Continuiamo a dire alla gente, andiamo a vedere questo spettacolo. Dove? Salutate adesso. Quando? 9:49 minuti, ultimo intervento insieme a Nini Bruschetta e a Cettina Donato per parlare adesso di appuntamenti. Diciamo, dove qua a Milano si può visionare questo bello show?
Teatro Menotti fino a domenica 19. Oh, però finito qui è... Milano, mica a spasso. Dove, mica vi, spasso. Dove vi ritroviamo? Intanto torniamo in Sicilia a fare le due piazze nell'interno della Sicilia. Mm. Poi andiamo a Roma al Brancaccino dal 30 gennaio fino al 9 febbraio. Poi andiamo a Torino dal 28 febbraio all'1 marzo, poi varie altre piazze, Pescara, Umbria e via dicendo. Poi ritorniamo anche a Roma in un'iniziativa molto particolare antimafia di un'organizzazione che si chiama Da Sud. Ok, cosa ricordiamo? Il mio nome è Caino, è lo spettacolo teatrale che si apre, fa parentesi, con una battuta che dà proprio l'idea: una calibro 38 è fatta solo per uccidere. Così è chiaro l'argomento. Pensavi altri utilizzi, non so, chiodi. Appendi abito, no, è soltanto quello. Comunque il testo è tratto dal romanzo di Claudio Pava, insomma, diciamo. In scena Nini Buschetta al pianoforte e non solo, un monologo di ben 2 secondi. È tutto. L'abbiamo valorizzato un casino oggi, Cettina. Da oggi la sua carriera decolla perché no, senti, come attrice. Come attrice soprattutto, ecco, musicista già non hai bisogno sei di essere affermata. Senti, grazie di essere stati con noi, di averci concesso grazie anche la vostra simpatia, perché poi dietro le quinte si sono scatenati balli. Feste, se no, Nini non ci ha ascoltato niente. Minimamente, ha ascoltato la musica, punto. Vabbè, però. Perché è bellissima la musica. Oh, no, gli ospiti fighissimi, che tu gli fai le domande, dici, sì, cosa scusa, sto usando il news. Senti, progetti per il futuro? E se no non potrei guarda, chiudere l'intervista. Sono veramente indignato che tu mi abbia fatto questa domanda. Sì, vero, Sì, perché non fai niente. Perché tutta questa simpatia che avete esibito, queste cose, siete bravi con tutto il poi alla fine progetti il decalogo per dell'intervista. Futuro. Ma no, il decalogo, ma quello delle scuole elementari. Non progetti per il futuro. Appunto, perché era un modo per dire che non sappiamo con che cavolo fare. Con questo cazziatone possiamo salutare. Io chiudo qua la mia carriera, grazie, è stato un piacere. No, Nini, a parte tutto è stato un piacere, grazie. Grazie ancora. Grazie a voi. Ciao. Buon lavoro al Menotti, eh!